Buonasera e bentrovati con le breaking del pomeriggio. Il vice ministro della Sanità Pierpaolo Sileri ha visitato questa mattina l'ospedale della Fratta rilanciando sulla vaccinazione per sconfiggere il coronavirus e sogna un Parlamento di vaccinati anche a dispetto delle idee di qualche suo alleato di governo. Presidio dei metalmeccanici davanti alla prefettura di Arezzo dai vertici delle tre confederazioni FIOM, FIM e UILM spicca una grande preoccupazione anche per la fine del blocco dei licenziamenti. Appello al prefetto. La cronaca: dopo un'accurata indagine, la Guardia di Finanza della Compagnia di San Giovanni Valdarno ha fatto emergere un grosso giro di evasione, tutto era nato dalla Operazione Ursula del dicembre dello scorso anno. In pratica è venuta fuori una associazione delinquere composta da 7 persone brave a procurare fallimenti, società cartiere che muovevano denaro sottratto al fisco per un giro di 14 milioni di euro. È tutto con le breaking del pomeriggio, appuntamento a questa sera.